Un'impressione di questi campionati che danno inizio a un mese e mezzo, due mesi di sport importante per l'atletica leggera? Direi proprio di sì, a parte che ho visto già alcune gare e comincio a meravigliarmi anche dell'aspetto tecnico, perché effettivamente ci sono dei risultati di un certo rilievo, il che dimostra che se la FIDAL confida effettivamente in queste manifestazioni e trova voi poi a livello periferico che sanno organizzare come avete fatto in questa circostanza, effettivamente l'atletica, ed è una risposta in definitiva a Retina, perché il campo d'atletica finalmente comincia ad avere il proselitismo necessario, anzi dovuto, e quindi bene. Bravi a voi che dal punto di vista organizzativo siete stati favolosi. Ecco, fra l'altro ieri è venuto proprio un responsabile della FIDAL nazionale per visionare l'impianto e ci ha fatto i complimenti per com'è questo impianto, che sicuramente potrebbe accogliere importanti manifestazioni. Quindi noi abbiamo cominciato per gradi, ma probabilmente l'atletica può veramente svilupparsi anche in senso molto molto più importante. Sì, io ad esempio che in giunta regionale sono con Vaiani, se ne parla ripetutamente. Perché effettivamente, ecco, c'è una gara, e credo che debba essere valorizzato un impianto, perché non ce ne sono tanti di impianti in questo modo. E che spettacolo è il nostro stadio oggi? Beh, oggi è meraviglioso, pieno di colori, pieni di ragazzi che hanno ravvivato la città, in particolare lo stadio. Per cui è un motivo d'orgoglio per la città che ci siano queste manifestazioni così importanti, anche poi quando diverse più società o associazioni si mettono insieme, questo è il risultato. Basta fare una panoramica di quello che è lo stadio di atletica oggi. Lo sport poi per i giovani è essenziale proprio perché non evitare che si atrofizzino il cervello con tutte le nuove tecnologie, ma anche per, è un momento di inclusione per farli stare insieme. È un momento, è anche un modo per dar loro delle regole, perché spesso non facendo sport si sentono lontani dalle regole. Lo sport è inclusione, regole e metodo. Assessore, si può impegnare affinché, come anche noi, ci possiamo impegnare per portare un campionato italiano e magari anche internazionale ad Arezzo? Noi siamo a disposizione nel collaborare per sostenere tutte queste iniziative nazionali e anche internazionali, perché Arezzo vale, lo stadio di atletica vale. Simone Tecchi ha vinto 110 ostacoli, è un atleta di casa, come è andata la gara? Guarda, dopo vari problemi questa è stata la mia prima gara e diciamo che sono soddisfatto di questo risultato, perché sono primo anno ancora e c'è molto da migliorare, però in fondo sono contento. Il tempo ottimo, anche se forse ti ha aiutato.